La produzione in Toscana, secondo i dati IRPET, marcia a ritmo spedito, ma in modo inferiore rispetto alle altre regioni italiane. E a far da zavorra è il sistema moda, dove si registra un meno 10%. Dati negativi anche sul fronte dell'occupazione. Nell'abbigliamento l'utilizzo della cassa integrazione è aumentata del 12%, a fronte di un meno 10% a livello regionale. Nello specifico, la richiesta di ammortizzatori sociali nel distretto pratese da gennaio ad agosto ha visto l'autorizzazione di oltre 24 milioni di ore. Va ricordato che nel tessile abbigliamento fino al 31 ottobre vige il divieto di licenziare, norma che potrebbe essere posticipata a fine anno. Tutto questo ha portato a un impoverimento delle famiglie. Dal 2019 al 2021 i nuclei familiari che hanno il reddito o la pensione di cittadinanza sono aumentati del 33,5%, del 23,7% le persone coinvolte. L'importo medio di indennità tra il 2019 e il 2020 è aumentato del 7,5%, mentre fra il 20 e il 21 dell'1,3%. Un momento complicato, ma da dove si può tentare di uscire? Provando a far leva sul lavoro, ovvero su un lavoro di qualità, su un lavoro ben retribuito e con diritti. Ho bisogno di riverticalizzare la filiera e quindi di portare all'interno di imprese più grandi fasi di lavorazione da anni, diciamo, esternalizzate, e soprattutto noi pensiamo che non si possa prescindere da uno sviluppo locale a base industriale.